Dobbiamo infatti avvalerci dell'esperienza maturata degli enti locali e regionali per migliorare le norme relative alle condizioni di accoglienza e alle procedure di asilo. Sono i sindaci delle grandi città, i presidenti delle regioni e gli amministratori locali che sono continuamente chiamati ad intervenire in materia di accoglienza. Sono ancora gli amministratori locali che devono garantire misure di integrazione e inclusione sociale al fine di evitare la marginalizzazione delle comunità migranti. Sono loro che devono coniugare nel concreto la coesione sociale delle loro comunità al fine di prevenire tensioni sociali ed estremismi. E infatti serve anche per combattere ogni forma di radicalizzazione che diventa sempre più un problema di attualità in molte città e regioni. Bisogna riconoscere il lavoro delle comunità locali nella loro lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo e i loro sforzi volti a garantire elevati livelli di sicurezza ai cittadini dell'Unione Europea e a quanti risiedono in Europa. Occorre pertanto favorire un approccio dal basso, in cui gli enti locali esercitano funzioni di governo per la programmazione e la realizzazione degli interventi, con il coinvolgimento di una vasta gamma di attori istituzionali e non. Mi riferisco ad esempio al terzo settore, alle scuole, alle imprese, puntando comunque e sempre sul protagonismo degli stessi migranti, quando i migranti non sono più soltanto fruitori, ma diventano anche stessi protagonisti e partecipano all'elaborazione delle politiche locali. Il tutto naturalmente all'interno di una cornice istituzionale che deve porre al centro della programmazione il tema di una società in mutazione. In questi mesi abbiamo iniziato un percorso politico con l'intento di segnare un reale cambiamento all'approccio europeo al fenomeno migratorio. Dal 13 maggio, giorno della pubblicazione dell'agenda europea per l'immigrazione ad oggi, la Commissione e il Parlamento hanno lavorato su binari paralleli. Malgrado il percorso sia stato e per molti versi lo è ancora minato da politiche miope ed egoisti di alcuni Stati membri, e su questo condivido il pensiero del commissario Avramopoulos, che parla di una delusione verso molti Stati membri che non hanno applicato concretamente, non hanno accolto ciò che è stato presentato, e credo che questa sia una delusione anche da parte nostra. Quindi politiche miope ed egoisti di alcuni Stati membri e che cercano di ostacolare o rallentare la presa di decisione a livello europeo. Sì, perché se non lo fa l'Europa nel suo insieme, nessuno Stato membro da solo sarà in grado di portare il contributo a questo fenomeno che per sua natura è inarrestabile. Consentitemi di ringraziare il commissario Avramopoulos per aver tenuto fede e dato seguito all'impegno contenuto nell'agenda europea sulle migrazioni. Come Parlamento abbiamo chiesto di uscire una volta per tutte dalla logica emergenziale che ha caratterizzato la politica europea e molte politiche nazionali di questi ultimi 20 anni, ma soprattutto abbiamo chiesto di anteporre alla consueta visione securitaria una visione olistica, con l'intento di segnare un cambiamento nell'approccio europeo al fenomeno migratorio. Un fenomeno che, tengo a precisare, non si contrasta, ma si gestisce attraverso tutte le politiche e gli strumenti di cui disponiamo, nella combinazione ottimale tra politica interna ed estera. La risposta ai tentativi disperati di chi fugge da conflitti, povertà e persecuzione, oppure di chi semplicemente sogna un futuro migliore, non è un ulteriore rafforzamento delle nostre frontiere. Dobbiamo reindirizzare le nostre politiche di sviluppo verso soluzioni concrete a problemi globali come i conflitti, la povertà, l'insicurezza, le persecuzioni, che sono tra le principali cause delle migrazioni irregolari forzate. E anche investire in una politica di lungo respiro, poiché ciò che sta avvenendo tra l'Africa, il Medio Oriente e l'Europa, attraverso il Mediterraneo, è anche frutto della radicalizzazione delle crisi a cui l'Europa e le comunità internazionali non hanno voluto o saputo dare risposte adeguate ed urgenti.
I tragici fatti delle ultime settimane ne sono purtroppo una triste conferma. Infine, un tema che ritengo imperioso affrontare in questo momento è l'apertura di canali legali e regolare dell'immigrazione legale. L'Europa può prosperare solo se agevola la mobilità delle conoscenze, dei beni e delle persone. L'apertura di canali è più efficace di qualsiasi azione militare o presunta dichiarazione di guerra a scafisti e trafficanti, ma deve essere fatta secondo delle norme e delle regole. Io credo che, tuttavia, l'apertura dei canali per l'ingresso legale dei migranti all'interno del suolo europeo deve far seguito l'adozione di misure e politiche ambiziose, dirette in primo luogo all'integrazione dei migranti e in secondo luogo alla libera circolazione dei rifugiati. Credo che l'integrazione rappresenti la chiave per il successo di una futura politica migratoria comune. La sfida che ci troviamo ad affrontare è di sviluppare un approccio che abbia l'obiettivo prioritario, quello dell'integrazione dei flussi migratori nel tessuto sociale, economico e politico dei paesi ospitanti, garantendo loro diritti e al contempo imponendo obblighi analoghi a quelli dei cittadini europei. Siamo ancora lontani dall'avere trovato delle risposte comune e condivise a livello di attori e istituzioni. Però consentitemi di adottare un approccio ottimista. Il nostro lavoro sta prendendo forma e da parte degli attori istituzionali c'è sempre di più la consapevolezza di affrontare il fenomeno e le sue cause profonde con un approccio olistico. I prossimi mesi saranno decisivi e anche con il vostro supporto sono sicura che riusciremo a definire il cammino per una vera politica migratoria basata sulla solidarietà e responsabilità. Vi ringrazio per l'attenzione.